Io abito al centro storico di Roma, vicino a Piazza Navona, quindi questo andavo all'asilo e passavo vicino alla chiesa del Borromini, sentivo la Sapienza, il Pantheon, cioè tutte stupende opere d'arte che fanno parte poi della tua vita, mentre cammini, mentre c'hai la merendina, il cestino, vedi cose belle, fontane, il rumore dell'acqua mentre cammini, no? Ecco, quest'idea della cura nel particolare architettonico, nell'armonia delle piazze, no? Questo in Italia ne siamo pieni. Io mi dedico proprio alla ricerca della bellezza come, diciamo, come mia vita, perché poi l'essere artista è un po' un modo di essere fondamentalmente, non è solo un mestiere. E quindi tutto quello che può essere sia l'interior design, tutto quello, consulenze sulla grafica, quadri, opere, vetrate, cioè tutto questo che può portare ad abbellire, diciamo, contribuire, almeno si spera, ad abbellire un po' quello che ci circonda. Io sono scenografo in Accademia delle Belle Arti, ho fatto questa facoltà e mi ha dato la forza, la capacità, diciamo, scenografica per affrontare un'opera monumentale dove le persone dovevano vivere, ecco, al di là del classico quadro che io normalmente affrontavo, bidimensionale, da mettere magari anche grande ma su una parete, ecco, l'idea invece la gente ci doveva vivere dentro e in più la gente che andava lì per pregare, che è stata un'esperienza bellissima. Poi anche il lavoro di equipe, mi è piaciuto molto questo fatto, l'artista di solito, almeno io lavoravo molto da sola. Invece lavorare in equipe, trovare la sintonia con altre menti, altre intelligenze, altri modi di vedere, non è facile, ma è anche interessante trovarla questa armonia. Uscendo dall'Accademia delle Belle Arti avevo iniziato il mio percorso, diciamo, personale di ricerca e mi ero concentrata il mio interesse sul particolare. Vedevo intorno a me piccole cose, molto piccole, molto semplici, molto, se vogliamo, banali per la maggior parte delle persone, dei piccoli dettagli in cui però ecco io sentivo quell'emozione che dicevo prima, no? Oddio che gioia questa piccola cosa. E quindi avevo deciso proprio di prendere queste piccole emozioni, questi piccoli particolari come soggetto dei miei quadri. Li ingigantivo, le facevo molto grandi, ci facevo cadere l'osservatore anche dentro, come per me era stata una caduta nella magia di quel momento in cui l'avevo colto. E proprio mentre stavo facendo queste ricerche, avevo già fatto una mostra personale, anche se molto giovane, però avevo già fatto tanti lavori su questo tema, ho incontrato delle persone dell'Opus Dei che mi hanno, una in particolare, storica dell'arte e critico d'arte. E quando ha visto i miei quadri nella mia mostra, si avvicinò e disse: "Ma lo sai che tu stai dipingendo qualcosa che è un messaggio divino?" Mi ha sconvolto questa proprio coincidenza del mio percorso solitario, un po' forse maldestro, ma comunque proprio deciso di trovare questa bellezza che poi coglievo come un regalo grande, e trovare in questa semplicità, nell'aspetto più comune, nelle cose più vicine, che tu quotidianamente hai in mano, trovare Dio e che è tuo padre. E questo mi ha messo al muro, era per me una ricerca personale convinta, come è stata una messa a fuoco di una cosa che io vedevo intuivo, come uno che nella nebbia sa che lì c'è la strada, va un po' a tentoni e qualcuno ti dice: "Guarda, guarda, la nebbia non c'è, questa strada è giusta, però porta da questa parte, porta proprio all'amore che Dio ha per noi." L'unica, diciamo, sensazione che mi poteva fermare, no? Dal decidere di accettare questa proposta che Dio mi faceva chiamandomi nella sua opera, era di dire: "Ah, io entro da qualche parte, no? Entro in una cosa e mi chiudo alla possibilità invece di spaziare, no? Entro per chiudermi." Durante una novena all'Immacolata, quindi devo dire che c'è stato un intervento materno che mi ha preso per mano e mi ha detto: "Guarda che non entri da nessuna parte, anzi esci da qualcosa che è il tuo piccolo mondo, è il tuo piccolo io." E in quel momento esatto, in cui il mio cuore ha formulato questo sì, ho sentito che mi si chiudeva dietro qualcosa. Era veramente la sensazione di entrare in qualcosa e mi si chiudeva un piccolo cerchietto in cui io invece stavo come una regina, che era il mio limite proprio, se vogliamo, egoistico e il mio piccolo mondo, castello, e invece veramente entravo nel mondo. Visto che in mano avevo delle potenzialità che dovevo usare diversamente. Allora, la sensazione che io non dipingevo più per me, quella è stata la vera scoperta.
il vero sconvolgimento. E devo dire che non pensavo se mi piaceva a me, ma pensavo all'universo quando dipingevo. Sogno che si consideri, poi soprattutto in questa nostra civiltà così bella, adesso direi l'europea, ma mi piacerebbe che si puntasse un po' di più a dare valore, anche partendo dalle piccole cose, alla cura, al bello, cioè perché c'è tanto amore dietro, per questo, cioè vorrei un po' più di amore in tutte le cose, nei piccoli dettagli, e questo voglio farlo io per me e spero, ecco, mi piacerebbe vederlo che crescesse questa gara a mettere più bellezza nella vita delle persone.